Ciao amici di Alberà, quest'oggi ci vediamo come podare l'olivo in poche semplici mosse. La prima cosa che dobbiamo capire è il periodo in cui operare sull'olivo. La pianta va in riposo vegetativo quando è l'inverno. Alla fine dei rigori invernali, quando le temperature minime superano i 7 gradi centigradi, la pianta si sveglia. È quello il momento migliore per operare sulla pianta, quindi per effettuare le potature. La seconda cosa che dobbiamo capire è che la pianta d'olivo non è come il melo e il pero, non chiude le ferite sul colletto di corteccia, ma secca i rami. Quindi, quando tagliamo un ramo dell'olivo, dobbiamo lasciare sempre un mezzo centimetro circa, al di là del colletto di corteccia. La terza cosa che dobbiamo sapere è che, in base all'inclinazione, i rami dell'olivo possono essere a frutto o a legno. I rami con un'inclinazione verticale sono a legno, quelli orizzontali sono a frutto. Quelli verticali a legno tenderanno a essere molto assurgenti, molto vigorosi e prenderanno forza alla pianta. Quindi, come facciamo? Dobbiamo andare a cercare quei pochi rami a legno con un'inclinazione di 30-35 gradi al massimo, quindi che abbiano una forza più rallentata nel crescere, e lasciare invece tutti i rami a frutto. Se poi i rami a frutto sono fuori chioma, quindi se sono al di là del prolungamento dell'apice della punta, andremo a effettuare una potatura di rientro per riportare la chioma sotto le punte. Quindi un'altra cosa da sapere sull'olivo è che l'olivo ha dominanza apicale, vuol dire che l'olivo ragiona e pensa con le punte. Le punte le possiamo immaginare come dei direttori d'orchestra e sotto c'è l'orchestra vera e propria. Quindi per avere una sinfonia dovremmo avere pochi direttori d'orchestra e l'orchestra al completo. Ok? Ci siamo. Quali punte andremo a lasciare? Andremo a lasciare in teoria, se ce ne sono, quattro punte predisposte lungo i 360 gradi in ogni 90 gradi, quindi diciamo due longitudinalmente, due trasversalmente, con un'inclinazione di 30-35 gradi in modo da avere delle punte poco vigorose. Facendo così andiamo a ingannare la pianta, le diciamo che comunque continua a avere delle punte, quindi non avrà quel riscoppio vegetativo come in caso di potature acefale, potature a raccorciare, ad abbassare la pianta, e quindi andiamo in armonia con la pianta. Riusciremo a gestire la pianta, genererà poca legna e molto frutto. I frutti li portiamo sulla parte esterna, quindi avremo un raccolto più rapido. Gli anni successivi, quando andremo a operare di nuovo su questa pianta, ci sarà una potatura molto semplice. Semplicemente con le forbici andremo a dare una sforbiciata sulle punte e sulla parte della chioma, e quindi avremo un risparmio di tempo e un aumento di rendita. Quindi la pianta sarà più produttiva, sarà più efficiente, produrrà più olive nella parte bassa esterna e meno legna nella parte interna. Ora, con la potatura noi andiamo a eliminare le parti morte, andiamo a equilibrare l'apparato vegeto-produttivo, andiamo ad allargare la pianta in modo da far entrare la luce su tutte le foglie e quindi attivare la fotosintesi clorofilliana su tutta la pianta, e nello stesso tempo andiamo a convogliare la produzione verso l'esterno e verso il basso. Ok, ci siamo. La prima operazione da fare è quella di eliminare se ci sono alla base i polloni. In questo caso non ce ne sono. La seconda operazione è decidere quali punte, su quali punti o punte operare e lasciare poche punte inclinate. Ok, adesso iniziamo. Vediamo subito. Questa può essere la prima punta. Quindi eliminiamo, sempre lasciando quel mezzo centimetro, eliminiamo questa. Eliminiamo questa. Ok, questa è la prima punta. L'altra punta, eccola qua. Eliminiamo questa interna, mezzo centimetro sempre. Eliminiamo anche questa. Ok.
operiamo sull'altra punta. L'altra punta stessa cosa, andiamo a eliminare questa, ecco qui, eliminiamo questa, eliminiamo questa, eliminiamo i rami interni, quindi andremo a ripulire la pianta internamente. Questo che è interno, interno, questo è secco, lo togliamo, questo è interno, via, interno, via, secco, ok, eccoci qua, questo lo andiamo a eliminare. Eccoci qua, via, vedete che sta già prendendo un'altra forma, eliminiamo anche questo, eccola qua, lungo il dorso delle branchette lasciamo qualche succhione meno vigoroso per mantenere viva la parte dorsale delle branche, ok? Quindi continuiamo a eliminare le cime, ecco qui, due, ok, su questa questo ramo qua andrà eliminato completamente perché è interno e quindi va a discapito, diciamo, di tutta la pianta. Quindi come si fa? Prima tagliamo in un verso così per non scosciare la pianta e fare un taglio netto, poi nel verso opposto, eccola qua, questa la eliminiamo completamente, 1, 2, 3 e 4. Abbiamo detto di lasciare che qualche ramo va lasciato per mantenere viva la parte dorsale della pianta. Continuiamo a fare una sforbiciata qua e là, eccoci, ok, questo è secco, via, via, secco, secco, questo, siccome la potatura non è solo tagliare ma è anche riposizionare, alcuni rami li possiamo riposizionare come più ci aggradano, quindi se vediamo che sono messi male possiamo sempre effettuare dei dei riposizionamenti per andare a predisporli in modo, eccolo qua, un ramo, due rami, ok. Andiamo avanti, questo pure interno lo andiamo a eliminare, stessa cosa, facciamo un taglio prima a un lato, poi all'altro, eccola, quindi questa è la prima punta, questa è la seconda punta, adesso questa è la terza, questa è la quarta. Questa punta stessa cosa, decidiamo di eliminarla completamente, taglio prima un lato, poi all'altro, eccola, oh, vedete che è entrata un'altra luce? Eccoci qua, adesso lavoriamo sull'ultima punta, vediamo di tenerne una sola, quindi questa via, ok, qui effettuiamo un taglio netto, eccoci qua,
Eccoci qua. Basta. Io per quest'anno mi fermo qui perché, come vedete, la pianta ha preso luce, tutte le parti della pianta sono illuminate, in tutte le parti entra il sole, quindi le punte sono state equiparate. Ecco qua, questa qua la togliamo così, eccola. Tutte le punte sono equidistanti negli assi ed hanno una predisposizione a 30-35 gradi, quindi sono state rallentate, e tutta la parte esterna non è stata toccata. Possiamo, al limite, possiamo fare qualche taglio di ritorno per andare a eliminare le parti magari più malate, perché ovviamente, diciamo, se l'olivo si mantiene troppo basso poi non è più efficiente, perché dobbiamo intervenire continuamente con dei fitosanitari, con delle medicine per evitare che si ammali. Quindi l'importanza del tronco c'è, dobbiamo lasciare il primo un metro e venti, dopodiché c'è l'impalcatura, effettuare una diradazione, decidere quali cime, e quasi, come succede quasi sempre, quando iniziamo a eliminare le cime il grosso è fatto. Adesso faccio un giro della pianta, vediamo se ci sono parti secche, eccola qua. Queste parti si sono seccate perché sono rimaste in ombra, qui non c'è battuto più il sole e ovviamente ecco che cosa fa l'olivo. Se non ci batte il sole secca, quindi possiamo effettuare dei tagli di rientro, eccoli. Quindi per rientrare sotto la chioma, eccoci qua. Questa qui, stessa cosa. Un'altra cosa, come li effettuiamo i tagli di rientro? Io vi faccio vedere il metodo semplice contadino. Se questo è il pollice, indice e medio, noi dobbiamo effettuare il taglio di rientro eliminando il medio, ok? Quindi dobbiamo partire da sotto e rientrare. Questo diventerà il medio l'anno prossimo e questo sarà il nostro indice e questo il pollice. Quindi la pianta tende sempre ad allontanarsi dalla chioma, la chioma tende ad allontanarsi dall'albero e le drupe, le olive, saranno sempre più piccole anno dopo anno e si genererà l'alternanza. Un anno genererà il ramoscello, l'anno dopo le olive. Con questo metodo noi evitiamo l'alternanza, evitiamo che la pianta si allontani troppo, quindi la strada dal terreno, dal nutrimento fino alle olive sia troppo lunga, perché se la strada è troppo lunga le olive diventeranno piccole e non riusciremo ad avere un buon raccolto. Quindi adesso effettuiamo un altro paio di sforbiciate, una qua, eccole qua, sempre da sotto, tutto ciò che è fuori chioma. Con la scusa, se vediamo che ci sono dei ramoscelli troppo qua, troppo fuori chioma, o se ci sono dei rami secchi li eliminiamo, come in questo caso qui anche si è seccato tutto perché la parte era troppo in ombra. Quindi effettuiamo un diradamento, questo qua si è seccato, ok, questo lo possiamo eliminare completamente, tanto non serve a nulla, anche questo, sono troppo bassi, poi andiamo a compromettere l'intervento con i mezzi meccanici. Ecco qua, come vedete la pianta è stata ben potata, è ancora vestita, tutte le parti sono illuminate e quindi il mio video termina qui. Io vi lascio i commenti aperti, se avete domande fatevi sentire. Se l'avete trovato interessante, iscrivetevi al canale, condividete, aiutatemi a crescere. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e un abbraccio di cuore.